il secondo di mano dice contro. Cosa intendo per punteggio relativo? Se non c'è la distribuzione adeguata, ci devono essere i punti. Cioè, se io intervengo un cuori contro con 10 punti, devo avere la 4-0-4-5. Cioè, devo avere una tricolore mancante il colore di cuori, che quindi mi supporta la mancanza di punteggio. Se ho molti più punti, posso pure tralasciare questo aspetto e invece contrare anche con una mano che non è proprio adatta. Una posso avere per esempio due carte sole in un colore minore di fiori e di quadri. Ovviamente non potrò mai contrare un cuori avendo due carte di picche, giusto Katia? No? Sì. Con due carte di picche non possiamo contrare un cuore. In che caso noi possiamo invece sull'apertura di un cuore scegliere l'interferenza a colore nel minore quando abbiamo la sesta nel colore? Mai interferire a livello di 2 nel minore, piuttosto scegliamo la dichiarazione di contro, pur non avendo le famose 4 carte di picche che vi dicono: ah, non hai la quarta di picche, pazienza, non ho la quarta di picche, però magari ho 3, 2, 5, 3, quindi gioco negli altri 3 colori e posso pure contrare con una mano inferiore, diciamo, di punteggio. Per esempio El Ghemo contra spesso l'apertura di un cuore con 11 e la terza di picche. Noi italiani non lo facciamo, però evidentemente non è poi così sbagliato. Adesso dico El Ghemo perché sarà mio compagno di squadra, quindi spero che... Però è vero, Franco, come noi facciamo i famosi 13-14 punti, se no non puoi contrare. Parlando del contro informativo, che differenza c'è tra il contro diretto oppure una dichiarazione che va un quadri, passo, un cuori, contro del quarto di mano? Un quadri, passo, un cuori, contro, che non è il contro informativo diretto, ma è il contro del quarto di mano. La differenza è abbastanza grande, nel senso, questo secondo contro, che caratteristica deve avere? Deve avere gli altri due colori, cioè quando io sto contrando un quadri, passo, un cuori, dico contro, devo avere le picche e le fiori. E automaticamente il contro può essere più debole, perché se io ho 4 carte di picche e 5 carte di fiori, posso contrare anche con una mano di 10-11 punti. A maggior ragione, se sono già passato di mano, e questa è una regola base che persino Giovanni Donati non sapeva, quando contri da passato di mano, il contro è sempre tassativamente distribuzionale, cioè passo, 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 un cuori, contro, non ho mai la bilanciata di 10-11 punti. Sopra, diciamo, in secondo di mano lo può pure fare, magari a livello di un fiori o di un quadri, ma al quarto di mano, cioè questa sequenza, assolutamente impone una sbilanciata, e la sbilanciata sarà sempre l'altra quarta maggiore più l'altro minore che non è stato quello dichiarato dagli avversari. Alfredo, se un quadri è nebulus e un fiori pure, nel senso c'è una variante? C'è una variante, questo quello che ha detto lui è giusto, nel senso chi gioca, lui ha detto, se il quadri è convenzionale, cioè il famoso nebulus diamond che giocano i fiori fortisti, tipo chi abbiamo qua come fiori fortista in sala? Non pochi, mi sembra. Forse gli avicoli, che una volta lui, ecco. Vabbè, chi gioca al fiori forte gioca normalmente l'apertura di un quadri, che non vuol dire nulla, cioè possono avere anche... Noi abbiamo preparato una difesa speciale, che poi, se faremo quel raduno prima di partire, ti darò, perché è fondamentale, perché l'avversario tende a aprire un quadri e ti ruba un colore, perché loro hanno la tricolore col singolo di quadri e 10 punti e aprono un quadri, chi gioca al preciso, e quindi ti toglie un colore. Per evitare questo abbiamo preparato una difesa in cui, comunque, quello che dice lui è giusto: quando il fiori è preparatorio, quando il quadri è preparatorio, il contro del quarto di mano è meno concentrato sugli altri due colori, ma è più concentrato sull'altro colore maggiore. In pratica si parte da un cuore. Ultima cosa, scusa. Poi cambiamo argomento. No? Quando la dichiarazione va in questa maniera, cioè l'avversario dice due colori, e cioè un fiori, passo, un cuori, un fiori, passo, un quadri, passo, un cuori, noi giochiamo questa convenzione. Se io surlicito il colore dell'apertore, ho sempre la mano bicolore,
un quadri, passo un cuori, due quadri, 5-5, gli altri due colori. Dell'apertore e dell'espandente. Dell'apertore. Quando sull'ICI, No, sul quadri Nebulus no, assolutamente. Quadri Nebulus lasciamo perdere, tanto in Italia lo giocano in pochi, quindi non... Capisco che voi fate anche eventi internazionali, però in caso vi telefonate. Però, cioè, il Nebulus Diamond non è molto usuale. Quando invece la dichiarazione va un quadri, passo un cuori, e io dico due cuori, o un quadri, passo un picche, io dico due picche, cioè in teoria surlicito il suo maggiore, in pratica non lo sto surlicitando, ma è assolutamente naturale. Perché l'avversario, soprattutto quando sta in prima controzona, tende su un quadri a rispondere pure con 3-4 punti, col 9 quarto di cuori, col fante quarto di picche. Quindi perché mi devo fare rubare questo colore? Oltretutto, interferendo subito, do una mano. Chiaramente non è che intervengo su, non vado a sfidare comunque il suo colore con la quinta, è sempre una bella sesta. Un colore bello sesta è una mano abbastanza forte, non fortissima, perché con la mano fortissima preferisco fare il cosiddetto passo forte, cioè passo, poi contro e poi dico le cuori, questa è la mano più forte. Due cuori è un intervento normale, reso un po' più forte dal fatto che so già che le cuori sono mal divise, cioè che le troverò quattro in mano. È più facile giocare il colore del rispondente, insomma, che sta subito. Esattamente quello che dice lui. Perché due quadri è surlicita? Perché io non andrò mai a sfidare il colore che ho sopra mano, ma andrò a sfidare il colore che ho sotto mano, perché quando il colore ce l'ho davanti a me, lo controllo. Se io mi metto re, fante, 9, 7, 5, 3, dietro asso, dama, 10, 8, 6, 4, 2, è un problema, perché tutte le carte dispari prenderanno sulle mie carte pari. Se invece stanno davanti, queste carte non prenderanno mai. Quindi il concetto di avere il colore prima o dopo è fondamentale nel decidere proprio la scelta di questa convenzione. Scusa una cosa, è un fiori, passo un cuori, due cuori, un fiori. Passo naturale, sempre naturale, soprattutto adesso che l'avversario apre aggressivo e risponde ovviamente per rubarci la mancia. Se hai una mano tipo che stella, due fiori, passo un cuore, due fiori. No, siccome un fiori è se il fiori è del fiori polacco, no, no, fiori polacco all'italiana, due, tre, beh, carte, all'italiana è quasi due, sempre carte, naturale, due, giusto qua. Diciamo, sul fiori puoi scegliere, ti metti d'accordo prima e decidi se l'avversario gioca il fiori di due carte, puoi scegliere quello che vuoi. Stavo pensando una cosa, su un picche gioca che due fiori non ha le fiori. Non ha le fiori. Stavo pensando che su un picche le fiori muoiono. Cioè Benito ha le fiori? Sì, Benito ha le fiori. Vabbè, si può giocare anche con le fiori. Volevo dire, due fiori non ha le fiori. Ah, non ha mai... di colore, eppure per me è giusto, perché il colore di fiori, solo sul fiori polacco devi giocare, perché il fiori polacco può essere singolo, certo, che... quindi il fiori polacco ti fregano veramente i colori, anche il fiori due fiori è naturale. Sì, sì, stavo pensando che sull'apertura di un picche il contro possa avere la quinta di cuori, con la quinta sì, di cuori è sempre, perché sono abituati a due cuori con la dama quinta, assolutamente un picche contro puoi essere quarto o quinto a cuori, non è che devi per forza dire due cuori perché sei quinto. Quella è con il singolo cuore d'apertura? Cioè con, no, singolo a maggior ragione, però con un singolo che non sia cuore d'apertura. Ci aprono di un picche, scusate, lui sta facendo. Io ho una distribuzione così: 1, 5, 4, 3, 0, 5, 4, 4, 2, 5, 3, 3. Con queste carte, sull'apertura di un picche, un punteggio normale, devo sempre dire contro, non potrò mai dire due cuori. Perché come faccio a dire due cuori quando ho altri due colori giocabili? Quindi su un picche tendo a dire due cuori quando sono sesto. Poi chiaramente se a cuori mi metti asso, re, dama, 10 quinti, posso anche dirlo due cuori. Diventa, se ti metto il singolo in un altro colore che non sia quello d'apertura? Se mi metti il singolo di fiori e 14-15 punti, posso dire due cuori anche con le cuori non necessariamente molto belle, perché non ho altre interferenze. Quando tu contri un picche e poi dici due cuori, dai una mano forte, sì. Se dici da passato di mano, l'intervento di un senza mostra gli altri due colori in una mano più debole, nel senso un cuori passo un picche contro da passato di mano 5-4 minore e 10-11 punti, un cuori passo un picche un senza
5-5 minore, una mano anche più debole, anche re quinto e dama fante quinto, una mano in cui non voglio rischiare di andare a livello di 3, perché se trovo misfit posso pure pagare, però un cuori passo un picche, un se, sto parlando da passati di mano, no, da non passato un senza è sempre naturale. Ricordatevi, l'intervento di un senza da non passati, o di due senza, o di tre senza, è sempre naturale, se è a livello, se è a salto, due senza può non essere naturale. Però questa è una regola sui barraggi, sulle sottoaperture, la dichiarazione a senza non a salto è sempre naturale. Se sei passato di mano, non è mai naturale, chiaramente. Un cuori passa un picche, due picche naturale, certo. A maggior ragione che ti fanno proprio la picca su un cuori. Giovanni. Giovanni. Ce ne sono tre, prendi quelle XXL. Senti, una cosa. Tutte le misure di quando ero magro, quando ero un po' più grasso. Allora, questo me lo scrive Francesco. Ciao. Sì. Ciao. Poi l'altro contro di cui volevo parlare è il contro. Adesso abbiamo visto i due contro informativi. Non sto a parlare del contro. Io dormo, perché quello lo sapete. Io ho detto contro. Sappiamo che anche qua, più la mano è debole, più deve avere i colori rimanenti. Apro un quadri, l'avversario dice due fiori. Per dire contro in una mano sottopeso, devo avere sia le cuori che le picche. Se no, normalmente il contro parte da 9-10 punti. E questo non può essere discusso. Sappiamo che contro seguito da un colore dopo l'apertura del compagno non è forzante, perché se noi abbiamo una mano forzante dichiariamo subito il colore. Questo. Poi c'è chi gioca che il colore non è forzante, vabbè. Io, a me piace insegnare che il colore è forzante, poi ognuno gioca come vuole, questo non è. Ma lo insegni e lo fa, lo insegni e basta? No, lo insegno e lo faccio. Io insegno tutte cose che poi gioco, cioè non è mai successo che insegnassi una cosa sapendo che fosse sbagliata, nel senso vi insegno così perché penso che magari sia troppo difficile, questo proprio non lo faccio, vi insegno le cose che magari non riuscite, però comunque sono comunque certo. Giuste. Capito? Come chi dice un cuore quattro cuori con 13 la quarta che per poi per togliere... E niente, ecco, toglie ogni tipo di aspetto. Sì, perché allora. Appunto fanno 5 anni di corsi e poi dicono un cuori, quattro cuori con 13 bilanciati, come dice, allora questo non va bene. Invece il contro di cui volevo parlare, che è una mano, una cosa più interessante, è il contro da parte dell'apertore. L'apertore apre un quadri, l'avversario dice due fiori, passo, passo, il contro da parte del quarto di mano. Questa è una dichiarazione spesso contestata, nel senso che non tutti i giocatori la pensano alla stessa maniera. Per quello che mi riguarda, una cosa, una regola assoluta è questa. Quando io apro, l'avversario interviene e la dichiarazione va passo passo, quando sono corto nel colore di interferenza, non posso mai passare. Assolutamente. Pure se ho aperto con 10 punti. Corto, 2. Un quadri, due fiori, passo passo, io ho singolo chicken di fiori, non posso passare su due fiori, devo comunque riaprire la dichiarazione. Siccome l'avversario è passato, no, ho detto con due posso passare, con due posso passare, con zero ho una carta di fiori, non posso mai passare, quindi devo riaprire. O incontro, se penso che la mia mano sia sufficientemente valida per poter difendere due fiori contrate. Io devo sempre pensare che quando io ho zero carte di fiori e la licita è andata, un quadri, due fiori, passo passo, il mio compagno ha i punti e normalmente le fiori, perché se no avrebbe contratto lui due fiori se non l'avesse avuta. Quindi quasi sempre quando io sono chicken a fiori lui trasformerà due fiori contrati. Quindi se io ho aperto la dichiarazione ho una mano fatta così. Re, dama, terzi di picche. Due cartine, re, dama, fante, settimi di quadri e singolo di fiori. Con queste carte è evidente che non posso riaprire di contro perché non ho una mano forte. Non so se il mio compagno mi dice due cuori, sono costretto dopo la sua dichiarazione di due cuori a dire tre quadri e dare una mano migliore, perché se io contro e poi dico le quadri dopo, quindi con queste carte dico due quadri, però non posso passare. Cioè, in che caso io posso passare se ho la settima di quadri?
se questi re dama terzi me li metti a fiori, allora lì non è che posso passare, lì passo proprio, perché sono sicuro che siccome il mio compagno non ha avuto la forza di fare il contro Sputnik a livello di 2, sono gli avversari che si stanno perdendo qualcosa, quindi non posso sperare che mi facciano giocare due quadri, anche se io due quadri penso di farli. Quindi se riapro rischio solo di risvegliare un eventuale, sicuramente chi ha detto due fiori ci avrà un maggiore alato. Consigliere Piano, vuol dire tutto a posto? Se anche il fatto non hai le prese. No, visto che sì, alzava la mano, no? Mancano pure le prese. Mancano pure le prese difensive. Passa, cioè, stai tranquillo. Giustamente lui dice che per esempio una mano così, asso terzo, due cartine, asso re settimo e singolo, con queste carte puoi anche riaprire di contro, perché se il tuo compagno trasforma due fiori contrate, non mi fa impazzire questa riapertura di contro. Perché? Perché la mano, perché c'è la settima dei quadri, gioca, cioè normalmente noi il contro lo dichiariamo per trovare il fit in un altro colore, quindi qua di colori non ce n'abbiamo un granché, l'unico colore sono le quadri. Su due quadri dici tre quadri, anche quando c'è, chiaramente se l'intervento è di uno le regole sono uguali, nel senso tu puoi passare un quadri, un picche passo passo. L'eterno dilemma vostro, quando riapriamo, io quando ho le picche, su un picche ho la mano normale, passo sempre, perché sto andando solo a migliorare il loro contratto, assolutamente, perché il tuo compagno su un quadri, un picche, non ha avuto la forza di dire contro a livello di uno, quindi è impossibile che abbia una mano interessante. Quando dici contro e poi cambi colori, è forte o sei disperato come prima? Io ho questa mano. La di prima? Passo terzo, no. Sì, certo. Due cartine, asso terzo, dama seconda, asso re dama fante settimi e singolo. Adesso in questa mano mettiamo, anzi facciamolo ancora più interessante, mettiamo otto quadri e chicken di fiori. In questa mano un quadri, due fiori, passo passo. Innanzitutto, cosa potrebbe essere la dichiarazione di tre quadri? Un quadri, due fiori, passo passo, tre quadri a salto. Non è una mano particolarmente forte. Diciamo, le carte sono queste, cosa c'è in più in questa mano? C'è in più l'asso di picche. Esattamente. Io ho otto quadri di asso re dama, oppure sette quadri di asso re dama fante, un re e una dama. Un quadri, due fiori, passo passo, tre quadri. Il salto da parte dell'apertore non è mai una mano forte, ma è una mano col colore solido. Quando sono forte, prima contro e poi dico il colore. Oppure la mano più forte in assoluto è la sullicita da parte dell'apertore. E cioè un quadri, due fiori, passo passo, tre fiori. Vuol dire, c'ho una monocolore fortissima di quadri, non mi interessa che l'avversario giochi due fiori contrate, voglio giocare io come minimo un contratto di manche, possiamo perderci uno slam, non voglio che tu mi passi a due fiori contrate perché hai re 10 9 quinti di fiori e i punti e noi facciamo sette quadri perché io ho 9 vincenti, se tu mi metti l'asso di picche ti do una mano con 9 vincenti. E contro e tre fiori, contro e sullicita invece? Contro e sullicita normalmente mostra fit nel colore del compagno che ha appena dichiarato. Scusa Barbie. Avrei detto tre fiori, asso terzo di picche, re secondo di cuori, asso re dama fante settimi di quadri, avrei detto tre fiori. Con la quarta di vita, però per esempio una mano diversa, asso re terzi, asso terzo, asso dama settimi. Esattamente, con queste carte seppure la mano è più forte, seppure sono chicken di fiori e quindi ho paura che il mio compagno passi a due fiori contrate, però con queste dico contro, perché io posso giocare sia a cuori che a picche. E se il mio passa a due fiori contrate, gli porto delle prese sicure. Non mi presento con sette quadri di asso re dama fante, che se l'avversario è chicken di quadri non gli porto nemmeno una presa in controgioco. Certo. Su due cuori e due picche che dico? Ecco, questa è la mano che su due cuori e due picche posso decidere di dire tre fiori, perché sono troppo forte per dire tre quadri. Se sposti una quadri... alla picche...
se sposto una quadri e metto una picche è un contro assolutamente scontato. Ancora di più. No, ma sto pensando, le condizioni. Le condizioni per la trasformazione. Due cuori, vediamo questa. Su due cuori, due picche. Quando faccio un rovescio di risposta è un nobile, non è detto che io sia fortissimo. Infatti questa mano, Franco mi ha anticipato, vediamo. Re, dama, fante, quarti, tre cartine, asso, re, dama, sesti, shiken. Apro un quadri, l'avversario dice due fiori, passo passo. Qua c'ho due opzioni, posso dire compri, però posso scegliere pure la dichiarazione più naturale di due picche, che significa ho una 6-4, perché se io mi metto l'asso di cuori di più, dirò sempre prima contro e poi le picche dopo. Quindi una mano in cui tendo a concentrare il mio gioco in questi due colori e non gradisco contrare l'avversario, sempre per il solito motivo, perché se per caso è shiken a quadri, questa mia mano porta pochissime prese di contro gioco. Certo. Sei d'accordo, Giovanni? Dopo qua avanti. È vero che lui potremmo anche giocare a cuori, però certo la dichiarazione di due picche ci preclude eventualmente la possibilità di trovare il fit 5-3 a cuori. Le condizioni per trasformare il conto di apertura del rispondente, del tuo compagno. Normalmente con quante carte trasformiamo il parziale contratto dopo l'interferenza avversaria? Sempre 5. Non si trasforma quasi mai il contro con la quarta, quasi mai. Ma devono essere cinque che garantiscono prese. Sì, ridilla. Soprattutto a livello di due, a livello di uno per me ci vuole proprio la quinta di tre onori, se no non conviene, a livello di uno diventa poi difficile. Poi diciamo che il controgioco non è proprio così semplice, quindi poi una presa magari ve la perdete in controgioco. Ma l'asso quinto, un asso quinto scartinato. Ecco, l'asso quinto scartinato, cioè l'altro giorno c'era una discussione su una mano. Il mio compagno apre un quadri, l'avversario interviene un picche. Passo passo. Il mio compagno riapre di contro. Seguite? Un quadri, un picche, passo passo. Passo, io dico due picche, io che sono passato su un picche. Che mano dovrei avere? C'ho una mano in cui le picche probabilmente sono il mio colore migliore perché sono passato su un picche, quindi non ha senso che io in questa mano dopo che sono passato mi metto a sublicitare. Dico due picche per dire c'ho una mano forte, c'ho le picche, però non voglio trasformare un picche contrario. Una mano, papà dai, ti prego. Perché non dici senza? La mano che stava dicendo Vincenzo. Ti faccio un esempio. E quindi questo compagno un picco? Asso quinto di picche, anzi guarda, meglio ancora. Asso sesto di picche scartinato. Asso fante quarti, dama fante terzi, shiken di fiori. Il mio compagno apre un quadri, l'avversario dice un picche, magari sta in prima, diciamo che sta in prima contro zona, perché se sta in zona contro prima posso pure passare con l'asso sesto. Passo passo, il mio compagno riapre di contro. Questa è una mano in cui io posso tranquillamente fare slam addirittura. Se il mio compagno ha una sbilanciata quadri cuori, c'ho il fit in tutti i due colori. Non mi va di controgiocare a un picche contrato. Quindi dico due picche per dire, la mia mano è forse in mancia. Sono passato perché probabilmente avevo le picche come miglior colore, nel senso, se io sono così, non ho problemi, un quadri, un picche, due cuori direttamente, non faccio il passo forte, ma c'ho da dire le cuori. Se però ho 5 carte di picche belle e 4 carte di cuori, passo e poi trasformo un picche contrato. Non credo che ci sia nessuno in tutta questa sala che dice passo con quelle su quadri un picche. Lo so. Voglio lo dire, so, guasto sesto, asso fante quarti, dama fante terzi. È difficile. Non credo che ci sia una. Infatti, con l'avversario in prima contro zona nessuno dice passo. Si può anche dire, faccio un esempio, fante quinto. Con queste carte, quando la dichiarazione va a un quadri un picche, a me
viene naturale passare. Anche se voi potreste pensare, ma che senso ha il passo? Il passo ha il senso di mostrare poi la tua distribuzione, perché se tu dici contra un picche, è vero che non contrerai mai un picche in questa mano, però tante volte, meglio ancora, diciamo il fante sesto di picche, così è più evidente, perché col fante quinto si può... Questa è proprio la mano classica, in cui tu non puoi contrare un picche, perché stai dando un'informazione sbagliata sulla mano. Cioè, voglio dire, di là io, apertore di un quadri, che ho una mano con sei quadri e quattro fiori, posso mai pensare che con sei quadri e quattro fiori tu contri un picche e non c'è fit in nessun colore? È molto difficile da capire una cosa del genere, no? Quindi il contro Sputnik deve avere proprio questa prerogativa, deve servire a trovare il fit negli altri colori. Se il mio colore migliore sono le picche, te lo dovrò far capire in qualche modo, se vogliamo giocare a bridge in maniera tecnica e precisa. Poi, se vogliamo giocare che contro sono tutte le mani, perché tanto non ragioniamo, questo è un altro paio di mani. Però, se vogliamo giocare in maniera precisa, dobbiamo dire passo, poi sullicitare per dire io avevo le picche come il mio colore migliore, però posso giocare anche in altri colori. E se il passo... contro qui garantisce una quarta di cuori? Non mi piace, è uguale, perché gioco solo a cuori. Se non trovo il fit a cuori, che faccio? Cioè, diciamo una dichiarazione che va così: un quadri, un picche, io dico contro, benissimo, passo. Il mio compagno dice due picche, dichiara, sullicito. Due senza, che però è ben brutto, con uno chicane in mano dai tutta un'immagine diversa della tua mano, non hai un colore da dichiarare, non hai l'appoggio a quadri. Posso pure avere quattro picche, quattro cuori, due... Sì, però sei bilanciato, allora lì mi piace, puoi dire pure due senza, però comunque è una mano bilanciata. Dire due senza con la 6-4-3-0, io di là c'ho asso, re, dama, settimi di quadri, posso mai pensare che quando tu dici due senza... Io le mie quadri non sono vincenti, passo, no, quindi magari senza. Dico sette quadri perché penso di fare sette quadri. Passo e senza, visto che tutti ci passano quelle. Passo e senza è una mano più debole. Quindi passo e due picche. Che mano è, ce la scrive Giovanni, una mano che passi a un picche e sulla riapertura di contro dice un senza. Che mano ci puoi avere? Solo due, sei, sette punti. Re quinto. Una mano di solito hai troppo re terzo. Poca picche. Dama seconda e tre cartine. Per trasformare. Senza disperato. Anche qua voi mi potreste dire, con queste carte si può anche dire subito un senza. Però forse quando gli otto punti sono brutti, insomma, forse è anche più debole. Il re fante quarti è una mano bianca, ecco, per esempio. Sì. Anche re, oppure mettiamo la dama quinta di picche. Una mano così, io passo e poi sulla riapertura d'incontro dico un senza. Questo per quello che riguarda la riapertura di contro da parte dell'apertore, quando il mio compagno è passato. Quando invece parlano, l'avversario pure passato, quando parlano tutti e due i giocatori, facciamo un esempio, un quadri, un cuori, passo, un picche. Che differenza c'è tra il contro che abbiamo visto prima e il contro invece che... Adesso il passo può riparlare. La pressione il contro è assolutamente mano di rovescio, quindi cambia totalmente la mano. Io prima riaprivo di contro quando avevo il singolo, lo chicane di cuori, per avere la chance di contrare un cuori, cioè per salvaguardare il tuo passo forte. Qua io non devo salvaguardare nulla, perché la licita comunque ti torna. La dichiarazione che va un quadro, un cuore, passo, un picche, la dichiarazione ti sta ritornando, quindi io non c'ho bisogno di contrare subito. Se contro in questa sequenza ho tassativamente una mano forte. Un quadro, un cuore, contro il mio compagno, due cuori. Anche qua, dichiarazione di contro da parte dell'apertore dopo che il mio compagno ha detto di avere un po' di punti. Regola generale, questa è una mano, diciamo, forte, ai limiti del rovescio. In che caso potrebbe non essere di rovescio? Quando hai la distribuzione adeguata. Cosa significa il contra un cuori? Come lo giochiamo noi tutti il contra un cuori? Che ha la quarta di picche con almeno 7-8 punti. Siete d'accordo? Sì, sì. Tutti giochiamo adesso che dei sistemi naturali il contro garantisce l'altra quarta nobile. Visto che tutti giochiamo così,
tutti dobbiamo giocare che il contro da parte dell'apertore nega la quarta nel colore tuo. È come l'avessi detto. Esattamente. Io ho tutte le mani di rovescio, ma non ho mai il fit quarto a picche. Questo è fondamentale perché nell'arco della e quindi due senza posso invece di conto? Non bastano 15. Se, ah, 15, sì, no, di rovescio una mano massima io parlo, però bella. Non ho mai, se io ho la quarta di picche dirò due picche, tre picche, quattro picche, tre cuori. La surlicita da parte, prima abbiamo visto un quadri, un cuori, passo, passo, due cuori, surlicita da parte dell'apertore che ha mano forte, monocolore. In questa sequenza un quadri, un cuori, contro, due cuori, la sullicita significa sempre fit nel tuo colore. Sì. Mano di rovescio, mano con più che di rovescio con visuale di slam. Perché qua se ho una mano normale, vi dico quattro picche, tre picche se ho una mano discreta, due picche, tutte le mani con la quarta di picche. Quattro cuori se è il vuoto. Quattro cuori vuoto a cuori. Sì. No, assicura, assicura. Il beh, oramai tutti giochiamo che il contro assicura giocando naturale. Se qualcuno non lo so, lui, sì, è liberissimo di farlo, però allora può giocare che il contro può avere anche la quarta. Cambia tutto, ovviamente. È certo che cambia. Dici due cuori, un quadri, un cuori, due cuori. Non puoi dire contro con la quarta di picche. Se non hai la quarta di picche. Dici due cuori, surliciti l'intervento, che vuol dire c'ho una mano almeno invitante a mancia, normalmente bilanciata, o c'ho il fit a quadri, oppure c'ho una mano senza l'altra quarta nobile. Con 9 punte che dire la 4-3-3 senza ferma a cuori, che dici? Devi dire passo. Purtroppo bisogna dire passo. Oppure giochi delle convenzioni speciali come giochiamo. Il contro è forse in match qui. Il contro qua direi che è quasi forse in match, sì. No, mi stavi dicendo il due senza invece del contro dell'apertore? Qua bisogna essere d'accordo, c'è cioè chi lo gioca per i minori, chi lo gioca a monocolore, dipende un po' dal sistema di base. Io questo ci tenevo a far vedere la differenza tra un contro quando il compagno ha parlato e un contro quando il compagno non ha parlato. Cioè in un caso contro diventa quasi obbligato, cioè un quadri, un picche, passo passo contro. Non garantisco una mano di rovescio, l'abbiamo visto prima. Posso avere 11 se ho la singola picche, asso quarto, asso terzo, re fante quinti, o la riapertura di contro più normale del mondo, però non vuol dire... Sì, cioè in questo caso due picche è obbligato, cioè se io passo su due cuori vuol dire non ho la quarta di picche. Dice giustamente lei, non, purtroppo non possiamo fare la differenza tra i 12 punti brutti e magari i 14 punti decenti, che non saranno mai 14 punti belli, perché Giovanni ci insegna che con 14 punti belli lui apre sempre di un senza, quindi l'abbiamo pizzicato pure in America, l'abbiamo pizzicato. Eh? Tre picche, il salto quando il fit è 4-4 è sempre una mano sbilanciata, non di rovescio. Io direi decente, perché se proprio hai 11 punti puoi pure dire solo due picche e fai finta di avere la bilanciata. Un giorno vi racconterò questo piccolo aneddoto. Uscendo dalla premiazione delle Olimpiadi con la medaglia d'oro, dopo che avevamo sentito l'inno, avevamo festeggiato, Lorenzo e io abbiamo incominciato una discussione su una sequenza del genere, proprio su questa. Esattamente questa era la mano, un fiori, cambiava poco. Era andata un fiori, un cuori contro, due cuori, tre picche. Dovevamo arrivare a un pullman che stava tipo a 100 metri. Arrivati al pullman ci hanno dovuto dividere perché ci stavamo menando. L'unica volta che abbiamo litigato nella nostra... appena finito un'Olimpiade. Perché? Perché tre picche per noi era una sbilanciata minima, come diceva, come sta dicendo Barbara, cioè il salto. Io avevo una 5-4-2-2, lui sosteneva che la mia era una mano bilanciata e io dicevo no, la 5-4-2-2 è una mano sbilanciata. E quindi di lì è successo il padrone. Era la 5-0.
C'è quella famosa che c'era, te la ricordi la mano? Vedi, lui lo storico si ricorda la mano in cui poi abbiamo giocato 4 picche contrate meno 4. La domanda è giocando con il conto che sono un follower dei giocando vecchi e conosco il tour test 2008. Ma era quella che ti ha detto Francesco? Questa no, 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 no. Ma quella è di Taormina. Passo due picche e terza. No, il secondo conto è quasi sempre. No, no, direi di no. Soprattutto se è a livello di due, perché se io non gli voglio far giocare due cuori, no, devo avere un minimo. Non devo avere la distribuzione Katia, però devo avere un minimo di... Cioè che lei non fa mai giocare due cuori agli avversari, per principio. Non gli interessa. Cioè, qualunque carte vanno bene per la riaperta. Però non è detto che sia proprio forse in manche, hai capito Sandro? Non è che devi andare a manche solo perché lei ha riaperto di conto su due cuori. Modello Fabio Rosati con la Fusari. Volevo un'ultima cosa. Un fiori. Passo un cuori. Sta benissimo. Intervento di un come anche qua, quando il mio compagno ha detto un colore sulla mia apertura, la dichiarazione da parte dell'apertore di contro nega sempre il fit quarto nel colore tuo, perché io ho la dichiarazione di due picche. Quando sul licito, tutte le volte che il mio compagno ha detto un colore, cioè, se voi ci pensate, è molto logica la cosa. Cioè, che cos'è? Un picche, apro io. Due cuori l'avversario, tre cuori il mio compagno. Sull'icita, quindi, fit. Al fit a picche, una mano picche. Invitante. E qua è tutto uguale. Tu hai detto le cuori? Io sull'icito, chiaramente, siccome tu puoi essere molto debole perché hai risposto normalmente uno su uno, io per forza devo essere forte. Se io sono debole, posso dire due cuori, tre cuori o quattro cuori. Quale sarà la differenza? Quella che diceva prima Barbara prima, cioè che due cuori è sempre bilanciato, tre cuori è sempre sbilanciato minimo, quattro cuori è sbilanciato minimo con una mano un po' più, che ne so, può essere una 6-4, una mano una 5-4-4, cioè con dei valori in più. Ricordatevi che la 6-4 quando trovi il fit è una mano molto potente, quindi va rivalutata. Cioè io direi contiamo i punti e aggiungiamo a volontà i punti che ci pare, 2, 3, tu quanti ne aggiungi? Lui 4. Volontà, sono più assennato. Lui e Mustafa vanno a slam quando hanno la 6-4. Volontà. Alfredo, tu a volontà. A volontà, ci è piaciuto, lo scrivo. Cioè nel senso io ho questa mano. Ho pregiudizi qua. Ci abbiamo sulle persone. A volontà. Singolo, asso quarto, due cartine, asso re sesti. Apro un fiori, passo, il mio compagno dice un cuori. L'avversario dice un picche. Questa mano è troppo bella per dire tre cuori, è troppo debole per dire due picche, è troppo sbilanciata e troppo bella per dire due cuori, ma questa è la dichiarazione di quattro cuori. Diciamo ci vorrebbe un fantino di cuori, se proprio la vogliamo dire. Quattro cuori, questa è la mano classica, una 6-4 debole, però che ci piace. Perché se io ti metto... Questa sì che è sbilanciata. Scusa un attimo, re fante quarti, e qua mettiamo... Sì, la stessa sequenza, la dichiarazione di tre. Giocarla vuoto o singolo vuoto? A me piace il doppio salto, giocare come lo gioca Franco, vuoto. Anche voi lo giocate così? Forse? Sì. Il doppio salto. Non sa se anche Benito lo gioca così, no, ma la forza? Ma la forza? Vedimi la situazione precisa, scusa. Un fiori, sì. Passo un cuore, sì. Un picche, tre picche. Ah sì. Doppio salto sì, vuoto. Forza. La forza, quando io ho una convenzione che mostra il vuoto, non possiamo avere tutto. Quindi la forza è molto elastica. A volontà. Ci sta salvando Alfredo. Faccio un esempio. Io apro un fiori con queste carte. Re fante quarti, re secondo, re fante sesti. 11 punti, una 6-4. Un fiori, passo, un cuore, il mio compagno. L'avversario dice un picche. Con questa mano più di tre cuori non dico, cioè già dicendo tre cuori sto facendo uno sforzo. In un giorno sfortunato
se gioco con Giovanni posso anche dirne solo due di cuori, tanto ci pensa lui dall'altra parte. Lui e Mustafa con sta carta fanno più beat, dicono tre picche, insomma. Prima quattro picche, tre picche, perché sono molto aggressivi. Che t'abbiamo fatto per... Perché prendi un esempio. Loro giocano un bridge molto moderno, quindi queste... Per noi la distribuzione è tutto, sappiate questo, non contiamo i punti, ma per noi conta solo la distribuzione. Ho guardato, noi, mi sono visto centinaia di mani. Cioè, la, quando apriamo le carte, prima contiamo i punti perché purtroppo sono quei brutte abitudini che ci hanno insegnato, e poi guardiamo la distribuzione. Ultima dichiarazione di contro, e poi mi sa che abbiamo fatto pure tardi, però sì. Non ci interessa, tanto possiamo pure iniziarlo più tardi il torneo. L'ultima cosa, un contro che ci tenevo a dire prima di andare via, perché sono di capita, dice, ecco, ma come hai parlato del contro, non ci hai parlato del contro Leitner. Che cos'è il contro Leitner? Il contro Leitner, tu lo sai Marcella, non l'hai mai sentito? Il contro Leitner sono tutte le dichiarazioni di contro improvvise, a licita finita, che chiedono un attacco particolare. Nel primo colore del morto. No, no. Non è assolutamente nel primo colore del morto. Un attacco significa, il significato proprio letterale del contro significa fai un attacco che non avresti fatto se io non avessi detto contro. Un senza, passo tre senza, il più semplice di tutti. Contro, dove attacchi tu? Non attaccherai mai nel tuo colore lungo. Si attacca in un colore maggiore, cuori o picche. Quale scegli? Il più sguarnito. Dove? Perché normalmente io ho asso, re, dama, quinti, oppure ho re, dama, fante, quinti e un asso di ripresa. Cioè sto rischiando questo contro per dire fai un attacco. Un altro contro classico che si chiama Leitner è il contro a manche. Gaetano apre di un cuori. Parlano solo gli avversari e arrivano a tre senza. Lui non parla più, il compagno non ha mai parlato. Lui a tre senza dice contro. Non voglio l'attacco cuori. Gaetano. Ah, per dire. Non voglio l'attacco cuori. Katia, hai capito? Cioè, tuo compagno apre un quadri, poi contra tre senza, non vuole l'attacco quadri. Sta a te capire quale sarà il suo colore. Come fate a capirlo? Beh, capite, per esempio, se l'avversario ha detto le picche, io ho due cartine a picche, loro giocano tre senza, posso pensare che il mio abbia molta forza a picche. Insomma, questo ha il significato. Quello a slam è ancora più semplice. Il contro slam significa c'ho un vuoto in un colore. Tu stai attaccando, quindi devi attaccare e venire a cercare lo shiken da me. Io dicendo contro ti sto dicendo attacca in un colore dove io taglio. Perché il vuoto? Una volta si giocava il primo colore del morto, adesso hanno smesso perché a forza di contrare con asso e re nel colore del morto e trovare lo chicken in mano al dichiarante, per forza di cose abbiamo dovuto cambiare stile. Quindi, e assenza tu? Slam assenza tu? Slam assenza tu? Noi abbiamo una convenzione, la sai, il contro a sette senza chiede l'attacco. Assenza tu può essere nel primo colore del morto, lo puoi giocare questa convenzione. Ma non è tassativo. Non è tassativo, oppure nel secondo. Oppure potrebbe essere nel colore del vivo. Nel colore del vivo. Cioè, però è difficile. C'è una convenzione che dice a sette senza il contro noi giochiamo che vuole l'attacco nel tuo colore più lungo. Mi ricorderò sempre una mano, europei di Malmo, silenzio avversario, arrivano a sette senza, io queste carte, tre cartine, re, fante, nove quarti di fiori. Lorenzo contra sette senza. Dico, ma possibile veramente che questo voglia l'attacco fiori? Attacco in un altro colore perché non la sono sentita, è venuto da ridere. Aveva asso, dama, quarti di fiori, c'eravamo le prime, è impazzito, è scappato via dal tavolo. Erano 15 anni che aspettavo questa mano. È scappato via. In effetti, io lo sapevo che dovevo attaccare fiori, mi sono vergognato perché poi oltretutto. Beh, lo sapevi, 4-3-3-3. Cioè, sì, è proprio poco, è che sì, non avevo la quinta, hai capito? Certo, hanno fatto 72 prese negli altri due colori. Se vai a vedere, europei di Malmo, non so se la conosci questa mano, eravamo in bridge rama contro la Svezia.
Tra l'altro eravamo primi staccati, giocavamo in Brigerama contro la squadra di casa, lui contro Sette Sense, dico mo vagli a spiegare agli svedesi che il contro voleva dire l'attacco nel colore più lungo, che in effetti c'era scritto sul sistema, non ci crederanno mai, no? Quindi facciamo l'attacco neutro da tre cartine di picche, Sette Senza contrati e fatti. Ultima cosa che vi volevo dire, io apro quattro cuori, l'avversario dice quattro picche, passo, passo, contro. Ah, non abbiamo parlato il contro punitivo. Questo è il classico contropunitivo. Dopo l'apertura del barraggio, della sottapertura del compagno, il contro del rispondente è sempre punitivo. Quattro cuori apro io, quattro picche dice l'avversario, passo, passo, contro, che significato ha? Leitner, sto, ho un taglio in un colore che ovviamente non sono le cuori. Poi chiaramente sta a te decidere se reggere questo contro o meno, perché io continuo sempre a avere una mano di barrage. Quando apro quattro cuori non ho mai l'apertura, c'ho sempre una mano sbilanciata inferiore all'apertura, quindi tu con le tue carte puoi sapere dove io taglio e decidere se tenere o meno il conto. Chiaramente una mano in cui reggi, una mano in cui reggo il contratto di cinque cuori, chiaramente, certo. Cioè, quindi è una mano discreta. Invece quattro cuori, passo, passo, quattro picche, contro. Che differenza c'è tra queste due dichiarazioni? Quattro cuori, passo, passo, quattro picche, contro significa, siccome sto attaccando io, perché le picche me le ha dette davanti a me, non ha più senso che questo contro sia live, vuol dire c'ho una mano in cui voglio giocare cinque cuori. È come, quasi come se avessi detto cinque cuori. Perché dico contro? Tante volte tu dall'altra parte, siccome l'avversario è, diciamo, è sotto pressione in questa mano, a volte dice quattro picche pure con delle carte al limite, casomai tu avessi re, dama, fante, nove quinti di picche, vuoi passare a quattro picche contrate, possiamo giocare. Tutti gli altri casi tu devi dire cinque cuori, cioè significa che mano ho? Asso, re, noni di cuori, due cartine, apro quattro cuori, passo, passo, quattro picche, voglio giocare cinque cuori, perché io non, comunque è una mano particolare. Non è che con sette punti mi metto a aprire un cuore, aprirò sempre di quattro cuori, però è una mano particolare. Oppure ho asso, dama, fante, ottavi di cuori e fante, dieci, nove, quarti di quadri, cioè una 8-4, voglio giocare io cinque cuori, non voglio far giocare. Però perché se la dichiarazione va quattro cuori, quattro picche, passo, passo, io non... Il contro è tassativamente Leitner, ma non è più quella mano in cui io voglio giocare 5 cuori. Perché il compagno è già passato a 4 picche. Quindi se io voglio giocare 5 cuori me le dico, non c'ho più bisogno di usare il contro col doppio significato. Se dici 5 cuori, che differenza c'è invece? Se, se dico 5 no, cuori. L'altro, 4 cuori, passo, passo, 4 picche, 5 cuori. Che non mi fidavo, che... ho paura che il mio compagno non capisse il contro. Oppure c'ho una mano. 10 cuori di re, dama, fante 10, ecco, non porto neanche una presa. Dobbiamo iniziare a giocare. Io tutto sì, quello che potete, la mano, c'è una mano di, c'è una mano di alto. Asso, re, quarti, asso, re, quinti, re, quarto, scienza. Sì. Va un cuore, due quadri, basso, basso. E c'hai la asso, re, quarti, asso, re, quinti, re, quarto, scienza. Con queste carte va un cuore, due quadri. Anche se dovrebbe essere la 6-4. C'hai la quarta di quadri? Sì, c'è la quarta di quadri e uscire di fiori. È interessante. Della mano, si può dire o passo, o due picche, o contro. C'ha 18. 17. 17. In teoria due picche dovrebbe essere la 6-4. Contro non mi piace perché sono uscire di fiori. Che dici tu? Asso le quarti, asso le quinti, le quarto, uscire. A me piace due picche. Rubo forse una carta, però do una mano buona e non metto troppo in difficoltà, non mi arriverà mai tre fiori dal compagno, hai capito? Certo, se il conto dai io dai fiori, sei del gatto. Sono... Quindi preferisco due picche a qualunque altra dichiarazione. Ti chiedo una mano che... Facciamo la foto di Rito, scusa. Ma scusa, stavi registrando ancora? No, no, ho finito. Ecco, infiltrato. Grazie. Vincenzo.